Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in un nuovo video. Io sono Giampaolo e questo è Ciccio Benza. Lo so ragazzi, lo so, avete visto un altro dei miei video e vi siete innamorati delle moto. Voi non andate in moto, non siete mai andati in moto, e ora, dopo aver visto tutti i video che ho pubblicato finora e avere una fame incredibile di miei video, avete anche una fame incredibile di andare in moto. Avete proprio voglia, vi avevo venuta, vi svegliate la mattina e la prima cosa che pensate, la prima cosa che viene in mente è: mamma mia, Ciccio Benza in moto, aspetta, devo andarci anch'io. E però non è mica così semplice diventare motociclisti, eh? Cioè, motociclisti si nasce? No, non è vero, motociclisti si diventa. Tanto abbiamo per questo piacevole videino la meravigliosa cornice della Riviera del Brenta. Ah, che bella che è la Riviera del Brenta, io l'adoro, vado matto. Dicevamo che ora avete una voglia matta di andare in moto. Prima di tutto, fondamentale per diventare motociclisti, iscriversi al mio canale. Se non l'avete fatto, fatelo subito, andate subito sul pulsantino che c'è qua in basso a destra, subito, cliccate e iscrivetevi. Seconda cosa importantissima per diventare motociclisti: attivate la campanellina, perché così riceverete tutte le notifiche per i nuovi video che pubblico, resterete sempre informati sulle mie novità. Terza cosa, non fondamentale ma consigliata: mettete un bel like a questo video qua sotto, like. E scrivetemi un commento: ciao Ciccio Benza, voglio diventare un motociclista, dimmi cosa posso fare. Nessun problema, non dovete aspettare la risposta, ve lo dico adesso in questo video. O meglio, che cosa vi dico in questo video? In questo video vi racconto, secondo me, le cose che dovete sapere prima di diventare motociclisti, prima di fare il grande passo, prima di acquistare la moto, prima di intraprendere una strada che potrebbe cambiarvi completamente la vita, almeno per come la vedo io, potrebbe farvi diventare dei motociclisti. Direi che ci sono tante cose, non voglio stare qua a fare il punto 1, il punto 2, il punto 57, il punto 929, voglio stare qua a dirvi un po' cosa ne penso io di diventare motociclisti. È molto molto semplice: o vivete tutta la vostra gioventù con la voglia, il desiderio di andare in moto, la passione, se no il fatto stesso di possedere una moto, di andarci in giro, può fare per voi. Secondo il mio personale punto di vista, necessita di una prova prima. Cioè, voglio dire, non è che ti svegli, vai in concessionario, compri una moto non usata che sia, ti metti il casco e parti, no? Bisogna provare, bisogna capire se andare in moto vi può piacere. E allora qual è il modo migliore per fare questo? È provare la moto. Sì, ma Ciccio Benza, io la moto mica la so portare, come faccio a provarla? Prendo una, vado a casa, mi schianto sul muro? No, ovviamente. Il mio personale consiglio, che do sempre a tutti, è di farvi la patente. Vuoi diventare motociclista? Non sai se ti piacerà andare in moto? Perfetto, ti iscrivi a scuola guida e fai le tue guide. Se hai già la patente non ti serve fare la teoria, ti basta solo fare la pratica, e quindi basta che ti iscrivi a scuola guida per fare la pratica. Altrimenti devi fare tutto l'iter normale, va bene, nessun problema, ti iscrivi a scuola guida, fai la teoria e poi finalmente accedi alla pratica. Questo ti permette di provare la moto, perché? Perché se ti iscrivi a scuola guida, intanto ti danno il foglio rosa, e quindi tutto sommato, se hai bisogno di provare un po' una moto anche di un amico in una via chiusa, magari non hai problemi, sei in regola. Secondo, perché la scuola guida, per prepararti all'esame di pratica, ti dà una moto da provare, paghi e ti fai le tue guidine, vai col tuo istruttorino a provare la moto sia in strada che in un circuito magari chiuso, dove ti fa provare a fare tutte le manovre che servono per prendere la patente. Questo è fondamentale, perché così provate ad andare in moto e scoprite se vi piace veramente. Poi magari fate la patente e vi fa l'agra andare in moto, che come si dice da nostre parti, non te si bonde andare in moto, e cosa fai? Non te che è il senso dell'equilibrio? Cosa vuoi fare? Ovvio che per me, per come la vedo io, tutti sono in grado di andare in moto, basta solo imparare, non è che ci voglia una laurea in ingegneria aerospaziale, ok? Se fossimo in America diremmo it's not rocket science. È solo abituarsi a usare il corpo, a usare le marce in modo diverso, l'acceleratore, il freno, la frizione,
e tutte le altre cose che servono per farla andare. Soprattutto c'è solo andare in moto. Alla peggio, non vi è piaciuto? Vabbè, avete imparato qualcosa. Nella vita secondo me è fondamentale imparare cose, anche che magari non userete subito, ma un giorno magari vi tornerà utile. Quindi il mio primo e assoluto consiglio che do è questo: prima di decidere se vi piace o meno la moto, prendete almeno la patente. Bravo Ciccio Benda, te me l'hai convinto. Vago, passo patente e torno. Bene, quindi stop al video, ci salutiamo qua e torniamo quando avete fatto la patente. Ok, avete fatto la patente. Bene, quanti di voi hanno fatto la patente? Ditemi, quanti di voi hanno fatto la patente dopo aver sentito questo video? Non lo so, lo scopriremo vivendo. Dite voi, guarda, Ciccio Benda, ho provato a andare via in moto, ho fatto la patente, tutto sommato andare via in moto mi piace, mi diverte, è piacevole. Bene, adesso mi vuoi dare altre informazioni, mi vuoi dire che cosa devo sapere? Beh, certo, diciamo che tutte le altre cose che adesso vi elencherò vi sono utili anche prima di fare la patente, ovviamente, perché magari ci sono alcune di queste informazioni che risulteranno ostative per la vostra scelta di andare in moto. Prima fra tutte, assolutamente, è un divertimento e un hobby costoso. Costa tutto, ma non solo perché è tutto costoso, perché sono tante le cose che è necessario comprare, per esempio, per diventare motociclista. Facciamo una rapida lista della spesa non ragionata e non in ordine di importanza. La moto, un minimo di abbigliamento tecnico, il casco, il bollo e l'assicurazione della moto, la manutenzione della moto, le gomme della moto, eventuale carburante, autostrade e quant'altro. L'elenco della spesa, dei costi, non è poco. Poi c'è da sapere, ovviamente, che comprare una moto e possederla non è semplicemente come un'automobile. Ci sono dei punti, degli aspetti che conoscerli, che non sono niente di impossibile, niente di mind blowing. Per esempio, dove mettiamo la moto? Io compro una moto, adesso guardi, nel concessionario mi compro una Panigale RBBCCC 30.000 euro di moto, gli ultimi, e dove la metto? In che senso dove la metti, Ciccio Benda? Dove la metto? Te la porti a casa e te la metti in salotto? Te la porti a casa e te la metti in giardino? Eh no, Ciccio Benda, mi la vuoi il giardino? Ok, te la metti in garage? Eh no, Ciccio Benda, mi la vuoi il garage? Bon, e ora dove che te la metti sta moto? Perché se non hai un posto dove metterla, comincia a diventare sicuramente molto più complesso tenerla la moto, non pensate? Indipendentemente che spendiate un euro o 500.000 euro, comunque la moto non è un'automobile, per quanto è progettata per resistere alle intemperie e quant'altro, non è sicuramente un'automobile. Quindi tenerla fuori in inverno, per esempio, tutto l'inverno parcheggiata sul marciapiede, anche se la coprite con un bel telo, è comunque un patema e un pensiero. Me l'ho fatta patente, o me devo fare la patente, ma non ho posto da mettere la moto, ma voi a moto cosa fa? La metterò da me mamma, da me nonna, non so, atterrò in un garage, in un posto privato, o prenderò a noleggio un garage in centro, non lo so, a seconda anche di dove vivete. Va bene, non c'è un problema, Ciccio Benda, mi piace la moto, mi so comprare casa nuova, ma come ho fatto un garage apposta e che metto dentro la moto, ecco, contento? Boh, contento, sì, dai, siamo contenti. E adesso che cos'altro voglio sapere? Un altro aspetto fondamentale è la pericolosità. Sì, vabbè, grazie Ciccio Benda, me lo dicono tutti che la moto è pericolosa, mia mamma, mio ladrio, non sta a correre, non sta a andare, va bianca se un attimo. È vero, assolutamente, andare in moto è pericoloso, ma è pericoloso veramente? Fermiamoci un attimo a ragionare cosa significa scendere di casa per andare a lavorare. Macchina, scendo, apro la mia macchina, salgo, chiudo la mia macchina, accendo, parto. Sono dentro una bella scatoletta di ferro, di lamiera, che mi protegge agevolmente nel caso in cui mi trovo a farmi schiantare contro un muro o andare addosso a un'altra macchina, a un altro mezzo. Eh sì, la macchina mi protegge molto più della moto. E voi direte, vabbè, cavolo Ciccio Benda, lo so, è ovvio. No, analizziamo bene la situazione. Scendi da casa, apri il garage, tiri fuori la moto, metti la giacca, metti magari un paraschiena, indossi il casco, ti infili i guanti, sali sulla moto, la metti in moto, esci, arrivi allo stop e un gentile utente della strada ti cecchina in pieno con una macchina. In moto ti fai tanto male, eh? Non è mica che hai l'armatura di Iron Man addosso? Prova a fare il paragone, il confronto, macchina che va contro una moto. C'è da farsi male. E non ho mica detto che sei un pirla che va in moto e fa le corsette e si schianta. Ho detto
ad uno stop, un altro mona te viene in cima, come si dice dalle nostre parti, a te salta sopra la macchina, te schiccia, fa male, fa molto male, molto molto doloroso, lo posso confermare che mi è successo. Capisci bene che moto-macchina c'è una grossa differenza. Il fatto di andare in moto, al di là di stare attentissimo a tutto, avere 439 occhi, comprare la moto più moderna possibile, indossare l'abbigliamento tecnico più incredibile della storia, super super protettivo con l'airbag, con le protezioni, con questo e con quello, te sei sempre un uomo a cavallo di un siluro con due ruote, senza protezioni di altro tipo. Devi tanto 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 volerlo, cioè devi superare con la passione e il desiderio di andare in moto questa preoccupazione. Ma non solo, scendi da casa e sali in macchina, piove, c'è il sole, c'è la neve, c'è il freddo, c'è la grandine, c'è il ghiaccio, c'è il vento, c'è l'autunno, in macchina accendi l'aria condizionata, accendi il riscaldamento, hai i tuoi bei tergi di cristallo e non ti bagni, arrivi in ufficio o dove devi arrivare bello fresco e riposato, rilassato, asciutto come se niente fosse. Fallo in moto, e la tuta antipioggia, e la tuta antivento, e la protezione antifreddo, e gli scaldamani, e lo scaldacollo, e la sella riscaldata, e le manopole riscaldate, e gli stivali, e l'acqua che ti cola da dietro il casco, qui, vedete, qui, no, qui voi non lo vedete sicuramente, ma da qui dietro gocciola, vi gocciola l'acqua ghiacciata in inverno, ok? Sta piovendo, diluviando, vi gocciola l'acqua e riesce le goccette ad attraversare la protezione che avete del collo e vi corre giù per la schiena, ghiacciata l'acqua. Sapete che goduria, sapete che piacere, ecco ve lo dico, ve lo raccomando. Oltre all'aspetto di sicurezza, dovuto appunto al fatto che sei su due ruote anziché su quattro, c'è l'aspetto climatico della complessità. E infine io ci metterei dentro anche l'aspetto sicurezza lato guida, cioè collegato al clima. Piove, devi stare attento a qualunque cosa in moto. Nevica, no, non è neanche dirlo, pirla se esci in moto con la neve. No, non è vero, sei temerario. È autunno con le foglie per terra, devi stare molto attento. 4 gradi, l'asfalto ghiaccia, devi stare molto attento. La pericolosità intrinseca della moto si estende a diversi aspetti e viene influenzata dall'aspetto climatico esterno, a differenza della macchina dove invece 4 ruote, chi se ne frega, se c'è il ghiaccio per terra andrò più piano, non succederà nulla. Moto, se il ghiaccio per terra vado più piano, sono per terra. Tutto questo collegato all'aspetto economico, tutti i costi comunque che sono da sostenere con la moto, che spesso sono più alti che in macchina, perché la manutenzione di una moto è più costosa mediamente di quella di un'auto, e oltre ad essere più costosa c'è una maggior quantità di manutenzione da fare, mettere l'olio sulla catena, tenerla pulita in ordine, fare tutti i controlli, check, perché a differenza di una macchina che, ripeto, state correndo, avete una rottura, alla peggio vi fermate, in moto state correndo, avete una rottura, siete per terra. Quindi in qualunque condizione, ti svegli la mattina, sei per terra. Questo è un po' il senso dell'andare in moto. Poi non è vero, in realtà ci sono persone che non sono mai cadute e puoi avere tutta l'attenzione dell'universo nel guidare, nel fare le cose, e quindi ovviamente previeni le cadute. Però il problema fondamentale di cadere in moto, al di là che non hai nessuna protezione, è che l'asfalto gratta, ragazzi, ma gratta veramente tanto. Quando io vedo in giro la gente sui motorini, sugli scooter, per non parlare delle moto, in braghette corte, senza guanti come me, vedete che sono un pirla in questo momento, ma avevo bisogno di stare senza guanti per poter accendere e spegnere sta buea di telecamera, che sennò con i guanti non riesco oggi perché non ho il telecomando sulla moto montato. Gente in infradito, la gente in infradito, mannaggia! In infradito, hai capito? Io vado in infradito in moto. Immaginatevi le dita dei piedi e delle mani sull'asfalto come dei gessetti. L'effetto è lo stesso. Vi si consumano in un secondo, solo a guardarle, e vi immaginate tutti i bei disegni sull'asfalto di sangue fatti dai gessetti delle dita. Vabbè, scusate questa rappresentazione macabra ma realistica, perché quando cadi sull'asfalto a 30 all'ora, l'asfalto gratta, cazzo. L'asfalto gratta, cavolo, ma gratta tanto, è molto più resistente all'asfalto della vostra pelle. Il casco quanto vuoi, ma guanti, scarpe, pantaloni lunghi almeno, per non parlare meglio ancora cordura, pelle, insomma, protezioni. E al di là della caduta in sé, che cadi anche a 10 all'ora, scivoli, batti per terra, ti prendi un ematoma, ma a 20 all'ora già l'asfalto ti porta via la pelle, ti fa male. L'aspetto protezione e sicurezza fondamentale,
intanto purtroppo la Riviera del Brenta è finita e dobbiamo accingerci ad andare verso l'autostrada, chiariti tutti gli aspetti iper negativi, comunque tutte le cose da sapere prima di andare in moto, diciamo anche le cose da sapere positive. Andare in moto è una meraviglia, andare in moto è una figata, andare in moto vi riempirà la vita, ragazzi, andare in moto vi cambierà la vita, perché andare in moto è libertà, andare in moto è serenità, ragazzi. Io abbasso il casco, chiudo la visiera e ho dimenticato tutti i problemi della mia vita, tutte le cose svaniscono perché siete lì e vi state godendo il momento, il vento, l'aria, la strada, i paesaggi, i panorami, le curve, non le rotonde, dico le curve vere, quelle fatte in montagna, quelle fatte al mare che abbiamo appena fatto sulla riviera. Le curve, ragazzi, le curve sono una cosa meravigliosa. La moto vi riempie la vita, vi fa scoprire posti incredibili, vi fa vivere posti incredibili, perché li vedete con un altro punto di vista, con un altro ritmo. È completamente diverso che andare in macchina. Ve ne accorgerete. E poi le persone che conoscerete, è vero che i motociclisti sono una tribù. Entrate in un mondo fatto sulla carta, poi bisogna vedere nella realtà chi conoscete, ma comunque fatto di persone che si reputano fratelli e sorelle tra di loro, che si abbracciano quando si incontrano. Scoprirete un mondo completamente diverso. I motivi positivi per diventare motociclista sono meno di quelli per non diventarlo, diciamo. Ma vi assicuro che i sacrifici che farete per diventare motociclista, per comprarvi una moto e per iniziare questa pazzesca avventura saranno ampiamente ripagati dal piacere che ne trarrete. Perché veramente, 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 come dico io, l'unico viaggio impossibile, amici miei, l'unico viaggio impossibile, amici miei, è quello che non è ancora iniziato. E la moto vi permetterà di iniziare un viaggio incredibile che durerà tutta la vostra vita. Per questo video è tutto, io vi saluto, vi ringrazio come sempre per tutta l'attenzione che mi state dando, veramente, vi ringrazio per i commenti che mettete, anche se siete un po' pochi a mettere i commenti, ma comunque grazie. Vi ringrazio veramente per il fatto di fare e di vedere tutti i miei video, è pazzesco come stia riscontrando comunque interesse in quello che sto facendo. Direi che vi saluto e ci vediamo nel prossimo video. Ciao!